Ho avuto la segnalazione da parte dei soci del circolo San Pio, quel circolo per anziani che è abusivamente appoggiato, che parte del occupa parco una parte Pozzi. del Parco Pozzi. La lamentela è che praticamente hanno sentito che dovrebbero essere sfrattati perché quella zona dovrebbe essere utilizzata per ampliare il parcheggio. Ora, innanzitutto è vero che quella zona dovrà essere utilizzata per ampliare il parcheggio già esistente e nel caso è possibile allocare questi anziani in un'altra sede, magari anche all'interno del Parco Pozzi, creando una sede apposita. Intanto, per affermare la legalità, gli uffici competenti, gli assessori competenti stanno provvedendo a mandare comunicazioni a coloro i quali indebitamente e impropriamente sono allocati in alcune strutture del comune di Aversa a lasciare libere le attività del comune, le location del comune di Aversa. Ma questo per un fatto molto semplice. Intanto perché dobbiamo portare rispetto a tutti i cittadini della città di Aversa, però nulla, nulla vieta di coniugare e l'ampliamento del parcheggio di Parco Pozzi con la sistemazione di questa associazione Pio, qual è Pio? San San Pio. Pio. Perché loro ci hanno fatto una richiesta, la stiamo valutando. Nel momento in cui questa richiesta sarà valutata positivamente, noi non abbiamo difficoltà a tenerli in quello spazio, limitando lo spazio e destinando altro spazio di quella parte del Parco Pozzi a parcheggi. Quindi non abbiamo alcuna difficoltà. Il Circolo San Pio si trova in una situazione, da quello che lei ha detto, di illegalità, ma in realtà il Circolo San Pio ha avuto il crisma della legalità dal sindaco Ciaramella, che ha regalato al Circolo San Pio un container della Protezione Civile e addirittura uno dei suoi assessori gli fece attaccare l'acqua. Ora, con questi dati di fatto, non si potrebbe addirittura a livello legale, da parte dei soci di questo circolo, pretendere che diventi proprietà loro o vengano legalizzati No, allora, questi abusi? no, no, Antonio, allora ascoltate, intanto faccio una rettifica alla tua domanda, nel senso che io non ho detto che quelli sono allocati in quell'area in maniera abusiva, io ho detto un'altra cosa. Se questo fosse, stiamo verificando gli atti, così come dici tu, perché anche loro ci sostengono di aver avuto in affitto quello spazio con degli atti prodotti da un'altra amministrazione. Noi stiamo verificando. Laddove dovessero essere illegittimamente allocati in quell'area, noi pensiamo che si possono anche regolarizzare, ma come si possono regolarizzare tanti altri, il problema è di andare a verificare gli atti e poi possiamo dare risposta a questa cosa. Sicuramente per quanto riguarda gli anziani è alla nostra attenzione la solidarietà e quindi dare spazi di vivibilità a queste persone.